Pieve di Teco, l'Expo, Pegne, quest'anno 10 candeline. Assolutamente sì, è una cornice bellissima come quella dei portici medievali di Pieve di Teco, si riuniscono un po' tutte le amministrazioni comunali dalla Valle Arroscia, Alta e Bassa Valle Arroscia, ovviamente con tutti i produttori, gli imprenditori agricoli che sono gli attori principali, e con i loro prodotti di estrema eccellenza che non sono soltanto un punto di riferimento, diciamo così, per i cittadini e gli abitanti locali, ma soprattutto per turisti e visitatori che non scelgono soltanto per loro stessi questi prodotti, ma le portano anche ai loro amici perché sono sicuri di fare un'ottima figura. Quindi è questo un po' lo scopo delle varie Expo, far conoscere tutti i prodotti legati all'enogastronomia, all'artigianato, al commercio, per poi usarli come biglietto da visita e promuovere il nostro territorio. Come Regione Liguria ovviamente siamo sempre ad accompagnare questi percorsi virtuosi. A Pieve di Teco, capitale sognata della Valle Arroscia, per la 10ª edizione dell'Expo. Sì, un'edizione che funziona, che mette insieme a Pieve di Teco non solo tutti i comuni della valle, ma ormai è attrattiva anche fuori dal nostro territorio provinciale per avvicinare persone, per far vedere l'autenticità del nostro territorio, quindi una buona occasione. Poi oggi fanno anche un gemellaggio con Ceva, sempre di più insomma il collegamento storico che attraverso la 28 collega il mare con le nostre montagne, con il nostro entroterra. Imperia e Cuneo, questi due territori importanti che sempre di più allarghiamo e che oggi abbiamo iniziato a riprendere la tradizione del collegamento con la Francia. Sindaco Pira, primo anno da primo cittadino, ma 10 anni di Expo della Valle Arroscia. Sì, 10 anni di Expo della Valle Arroscia, e questa è già una notizia, perché una manifestazione, per quanto bella e interessante, che superi il lustro, è già una notizia. Poi la impressione degli anni scorsi era che la manifestazione fosse in continuo crescendo di qualità, di offerte di vario genere, e quest'anno abbiamo provato ancora ad inserire qualche ulteriore elemento di qualità che connoti ulteriormente la valle, i suoi prodotti e tutte le iniziative artistiche che possono essere correlate alla storia della valle.